Questo programma è offerto da Soft Technology, Dag Auto Mercedes-Benz. Laureata in economia e commercio, una donna volitiva con tanti interessi e tante passioni, e la donna che insieme al suo equip, alla protezione civile, ha domato l'emergenza boschiva e l'emergenza idrogeologica che c'è stata in Irpinia la scorsa estate. Stiamo parlando di Claudia Campobasso, che vogliamo farvi conoscere non soltanto a livello professionale ma anche come donna, come mamma, come moglie. Parleremo di lei, della sua famiglia, quella attuale e quella di origini. Allora andiamo subito a bussare al campanello della sua casa. Lei ci ha aperto le porte del suo angolo, del suo rifugio, per condividerlo con noi e con voi. Siamo in compagnia di Claudia Campobasso, come avete visto all'inizio di questa puntata, una donna molto eclettica, poi sarà lei a declinarsi in tutti i suoi aspetti, ma prima di arrivare a com'è Claudia oggi, vogliamo capire come ci è arrivata pian piano, quindi ti chiedo che bambina sei stata? Beh, ero una bambina molto timida, chi mi conosce adesso non crederebbe. Io ero timidissima, molto riservata, ricordo di me, ecco, Claudia con un libro. Ecco, se domandi alla mia famiglia, a mia mamma, alle mie sorelle, che erano invece molto più, così insomma, socievole, che io stavo sempre, diciamo, in camera, mi piaceva studiare, mi piaceva leggere molto. Ecco, io i libri, da ragazzina, sì, io i libri, questo sì. Per cui ero sì, una bambina molto timida, una timidezza che poi ho imparato a gestire, che ho superato da adulta. Però sì, fondamentalmente, anche se sono rimasta riservata e comunque... In fondo hai mantenuto un po' di... Sì, questo sì. Però nel tempo, quando poi acquisisci insomma, più sicurezza in te stessa, riesci a capire insomma, che la timidezza la superi insomma un po', e quindi però il ricordo me di bambina era una bambina tranquilla, cioè là dove ero la rimanevo, insomma mia mamma tranquilla, sapeva dove stavo quasi sempre. Non le hai dato parecchi problemi? No, molto pochi. Poi non so perché io sono sempre stata determinata, nel senso che io sapevo di voler studiare, di voler realizzare professionalmente, infatti questo era il mio obiettivo, l'indipendenza, ecco, l'indipendenza di vita, e quindi avevo un obiettivo, quindi sapevo che prima il dovere, poi il piacere, per cui il mio dovere era quello di studiare, ma avevo un piacere proprio nello studio, per cui liceo, università, eccetera. E quindi quello era il mio obiettivo, e quindi non mi pesava, ecco, non sono mai stata una molto mondana, ecco, insomma. Il rapporto con le tue sorelle, tu hai detto che insomma caratterialmente siete molto diverse, quante sorelle hai e che rapporto hai poi con due sorelle? Sì, due sorelle che sono insomma invece molto più estroverse, sono sempre state più estroverse di me, insomma, più e no, un rapporto bello perché ci diciamo tutto, insomma, c'è un rapporto di assoluta complicità, insomma, con entrambe, anche se l'altra è più, abbastanza più piccola di noi, io e mia sorella grande invece siamo abbastanza vicine, e c'è sempre stato un rapporto proprio di sorelle, nel senso che ci siamo sempre dette tutto, anche da ragazzine, da adolescenti. Io ricordo queste, un tempo avevamo il letto a castello in cameretta con mia sorella grande, e lei amava insomma scrivere, amava molto scrivere, aveva una sorta di diario personale, insomma, quindi ogni sera insomma le scriveva molto.
E quindi io ricordo che ogni sera mia sorella quasi mi costringeva ad ascoltare tutto quello che lei aveva scritto in questo diario. E quindi lei da sopra, che lei aveva il letto di sopra e il letto di sotto, e lei, Claudia, allora mi ascolti? E così, sì, ti ascolto. E quindi dovevo ascoltare tutto quello che lei raccontava, insomma, in questi diari personali, questa specie di poesie, questi racconti che faceva, oppure la sua, le cose che le capitava. E io così, poveretta, che dovevo stare lì a sentire. Sì, sì, facevo l'aspettatrice a queste cose, insomma, o gli spettacoli che facevamo, il classico, il microfono con la cosa della tenda, insomma, in cameretta. Insomma, queste cose che fanno le bambine, le ragazzine, insomma, così. Però ecco, sempre un raccontarsi sempre, ecco, un condividere sempre, un insomma. Sì, 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 sì. Io qualunque cosa mi succede ancora oggi, insomma, lo dico a mia sorella, ecco. Chi lo devo dire, lo dico a mia sorella. Quando si dice che le sorelle sono le tue migliori, sì, amiche, insomma, sì, questo nel tuo caso. Sì, perché so che, come dire, lì rimane, quindi qualunque confidenza è alla sorella, insomma, soprattutto mia sorella grande, ecco, la prima. Rimane la mia confidente, quella che sa tutto, insomma, alla quale, insomma, comunque alla fine qualunque cosa mi succede è il mio punto di riferimento, sì. Senti, invece i tuoi genitori, hai parlato prima di indipendenza, un concetto che chi ti ha inculcato di due? Perché di solito un genitore porta la figlia a essere indipendente, di solito è sempre il padre, non so se a te è stata la stessa cosa oppure c'è stata un'eccezione? Beh, mio padre ha una formazione molto tradizionale, perché lui è il capofamiglia, insomma, le famiglie per lui, i figli, le figlie soprattutto femmine, si devono sposare, fare soprattutto le mamme piuttosto che le donne che lavorano. Però, diciamo, ha sempre guardato con gioia, anche con tolleranza, diciamo, il fatto che invece ero la più indipendente, volevo essere la più indipendente. Mio padre, no, la cosa principale di mio padre, quello che sempre ricordo e quello che mi ha sempre detto e che mi ha sempre accompagnato, mi ha sempre detto: Claudia, nella vita ci sarà sempre qualcuno che ti vorrà corrompere o che ti vorrà... Tu ricordati, la cosa principale, la mattina bisogna guardarsi nello specchio. Quindi tu nella vita la cosa principale è l'onestà. Quando riuscirai ogni mattina a guardarti nello specchio, senza vergognarti di niente, allora sì, nel senso che la dignità non ha prezzo. Per cui, diciamo, quello che ho acquisito prevalentemente da mio padre è questo insegnamento, come dire, di un'onestà totale, nel senso che anche io sono di un'onestà spudorata, proprio, nel senso proprio ho un rigore morale, una proprio molto forte. E questo forte, secondo te nella vita per te è stato un vantaggio? No? Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Io è raro che scenda a compromessi. Per me il dovere è, lo sento proprio, nel senso che io, per esempio, sono un dipendente pubblico e lo sento proprio di appartenere allo Stato, come dire, di essere un servitore dello Stato, adesso che sia dipendente, sono stata dipendente di comuni, adesso dipendente della regione, ma in qualunque ente pubblico lavori sei comunque un funzionario dello Stato. E quindi io la sento proprio questa cosa, l'ho scelta, ho scelto liberamente di non fare la libera professione da commercialista, ho scelto di entrare nel pubblico, ho scelto di essere, come dire, sono proprio fiera di essere un dipendente pubblico. I miei collaboratori, è sempre la cosa che ho detto da sempre, ho detto: noi siamo pagati dai cittadini, noi abbiamo un dovere maggiore proprio perché siamo entrati nelle istituzioni, siamo persone delle istituzioni, abbiamo l'obbligo di dare un esempio e quindi abbiamo un obbligo di rettitudine morale molto superiore rispetto agli altri. Per cui, come dire, questo senso di appartenenza che io ho sempre cercato di trasmettere, ma che la maggior parte dei dipendenti pubblici già ha di per sé, ma che mi è sempre, come dire, mi sono sempre sforzata di continuare a trasmettere, perché io ce l'ho proprio, nel senso che per me, come dire, siamo dipendenti pubblici, abbiamo un obbligo, come dire, di dare un esempio, di essere un punto di riferimento, di essere sempre a disposizione dei cittadini, di essere sempre a disposizione dello Stato. Cioè c'è proprio un senso di appartenenza e uno spirito di servizio. Noi serviamo lo Stato, serviamo la collettività e quindi c'è un dovere di farlo. Abbiamo proprio il dovere di farlo. Io lo sento proprio, insomma, l'ho sempre sentita questa cosa. E quindi questo senso del dovere probabilmente, ecco, ce l'hai di tuo. E quindi mio padre questa cosa dell'onestà, insomma, ce l'ho proprio, insomma, questa cosa, ecco, sì. Tu ricordavi molto il tuo ruolo della funzione pubblica, sei dirigente attualmente responsabile della protezione civile in Regione Campania, hai mantenuto il ruolo ad interim per il genio civile invece sia ad Avellino che ad Ariano. Ad Avellino l'anno scorso è stata hai dovuto affrontare una situazione molto pesante, soprattutto per la situazione idrogeologica dopo i tanti incendi boschivi
di cui l'Irpinia è stata davvero assediata. In quei momenti, quando c'è bisogno di avere il piglio della situazione e soprattutto anche di rapportarti con delle persone, anche con noi della comunicazione, ad esempio, c'è bisogno di un'attitudine particolare ed anche di un po' di fermezza. Le altre persone come reagivano di fronte al tuo atteggiamento, di fronte al tuo ruolo? Perché poi non dimentichiamo, insomma, che il tuo ruolo è di grande responsabilità, non sempre, soprattutto il genere maschile lo accetta, perché è così, non diciamo niente di nuovo, insomma, è la realtà dei fatti. Sì, anche se in verità come dirigente del genere civile mi è stata abbastanza semplice, quello è un ambiente prevalentemente maschile, soprattutto quello tecnico, le impiegate amministrative, no, sono molto, molto, molte donne. Ma il ruolo tecnico appartiene prevalentemente agli uomini, io i tecnici, la totalità sono uomini, ingegneri, geometri, comunque tutti tecnici. In verità non ho mai avuto problemi con gli uomini, io problemi ce l'ho più nelle relazioni con l'universo femminile, nel mondo lavorativo. Il mondo con gli uomini sono sempre stata molto in sinergia, proprio perché probabilmente da non tecnica li ho completati molto. Li rispetto molto, ho imparato tantissimo da loro. Ancora oggi qualcuno viene in ufficio non conoscendomi approfonditamente, dice buongiorno ingegnere, perché pensano che sia un tecnico. No, perché nel tempo, in tanti anni di ingegno civile, ho comunque imparato tante cose, pur non rimanendo ovviamente nel rispetto dei ruoli reciproci. Io poi ho un carattere effettivamente molto imperativo, come dire, sono un po' marziale, insomma, sono molto decisa, insomma, decisionista. Io poi sono molto presente, nel senso che nel mio ufficio tutte le decisioni le prendiamo tutti insieme, però comunque sono, insomma, ho una presenza molto ferma in ufficio, e quindi, però questo non ha mai dato molto fastidio ai miei collaboratori, anzi hanno sempre visto di buon grado questa cosa, mi hanno riconosciuto, come dire, hanno riconosciuto un'autorevolezza che nel tempo mi sono guadagnata, naturalmente, perché se diventi autorevole, diventi un punto di riferimento, lo diventi per meriti, non si può imporre questo. Per cui negli anni è accaduto questo, è stata una crescita che è avvenuta pian piano, e quindi mi sono meritata il loro rispetto, e lo posso dire tranquillamente perché loro me lo riconoscono, ma con tutta veramente l'affetto, perché poi si creano dei rapporti anche proprio interpersonali con i miei tecnici, per cui probabilmente proprio il fatto che io li seguivo spesso sul territorio, non sono mai stato un dirigente che ha fatto il dirigente dietro la scrivania, mi piace andare sul territorio con loro, l'ho fatto l'anno scorso con gli incendi, ma in generale io lo faccio spesso con loro. Noi abbiamo più dimestichezza probabilmente proprio col dissesto idrogeologico, perché il genio civile si è sempre occupato di dissesto idrogeologico, frane, esondazioni di corsi d'acqua, eccetera. E quindi io ho la mia bella borsa con i miei cambali, voi mi vedete, insomma, vestita così, ma io di solito sono sempre vestita in scarpe da ginnastica e pantaloni, ho la mia borsa con i cambali di gomma, lo eccetera. Lo confermo, perché io, avendoti visto in televisione spesso sul posto, esatto, ricordo Ottavio che veniva a farti le interviste, esatto, e c'eri lì puntualmente, sì, con, sì, lo sfondo del fumo dell'incendio, sì, magari alle spalle, anche, sì, se in, sì, lontananza, ma comunque tu stavi sul posto, ed è stata una cosa che, come addetta ai lavori della mia professione, ci ha molto sorpresa piacevolmente, ovviamente, perché come dici tu, di solito le donne tendono, o comunque nel tuo ruolo si tende a stare dietro la scrivania e non sul campo. No, io non ce l'ho proprio come carattere, nel senso che io, proprio perché sono presenzialista, nel senso che devo sviscerare a fondo una questione per poter prendere poi una decisione, perché poi nel genio civile, in protezione civile, tu hai bisogno di prendere decisioni rapide, cioè non puoi stare a studiarti un fascicolo, non c'è il tempo, per cui devi essere sul pezzo, devi essere sulle cose, devi conoscere di che cosa si parla. Quando ti fanno un resoconto di un sopralluogo che i tecnici hanno fatto, anche banalmente con due fotografie, deve essere in grado di capire di che stiamo parlando, anche senza recarti sul posto, e devi prendere una decisione. È ovvio che tutta questa attività la puoi fare se tu comunque hai acquisito esperienza sul territorio, cioè le riesci a capire una fotografia. Se rimani dietro una scrivania, questo tipo di attività non la riesci proprio a fare. Io ce l'ho proprio di mio, perché mi piace proprio essere operativa, nel senso che io ho scelto, per caso capitai al genio civile, ma poi negli anni ho scelto di rimanerci e ho scelto poi di proseguire in protezione civile, perché io sono proprio fatta così, nel senso che sono operativa, a me non piace stare molto dietro la scrivania, pur
naturalmente la consapevolezza che siamo funzionari pubblici e quindi è necessario ovviamente fare atti, c'è una burocrazia e quindi una serie di adempimenti burocratici da assolvere, però fondamentalmente sono un'operativa, per cui mi piace proprio andare sul territorio insieme ai miei tecnici, io vado in giro con loro, abbiamo fatto, l'anno scorso siamo arrivati in posti, non ve li racconto, ma veramente impraticabili, in pratica, per cui insomma sia come dissesto idrogeologico, sia come antincendio boschivo, io sono sempre stata con loro sul territorio, soprattutto nei momenti più critici, proprio per, soprattutto sull'antincendio, che poi era una materia nuova per noi, noi ce ne siamo occupati dal 1 giugno dell'anno scorso, proprio quando è capitata una stagione veramente devastante. Per cui, proprio perché era una materia nuova, l'anno scorso, volente o non volente, dovevo per forza stare con loro sul territorio, perché non avrei mai compreso appieno quali sono le dinamiche di un antincendio boschivo e come si combatte un incendio e come si lotta contro un incendio se non fossi stata sul territorio con loro. E quindi è stato proprio, probabilmente proprio per questo, proprio perché mi hanno visto sempre sul territorio con loro, mi sono guadagnato un rispetto dei miei dipendenti veramente altissimo, soprattutto per esempio gli operatori dell'AIBI, dell'antincendio boschivo, che sono 40 anni che fanno quell'attività, eccetera. E mi dicevano, dottore, ma noi, ma quando mai abbiamo visto un dirigente che veniva con noi, ma figurarsi una donna che veniva appresso a noi? Probabilmente, proprio perché hanno visto questi lati del mio carattere, hanno immediatamente creato, soprattutto con loro, un rapporto di una fiducia totale e un rispetto reciproco, perché io ho visto come lavorano e quello che fanno, ma anche tutti gli altri tecnici del Genio Civile, ma tutti i dipendenti, perché c'è effettivamente una dedizione al lavoro che devo dire raramente mi è capitato di vedere, soprattutto veramente proprio come interesse e desiderio di risolvere una serie di problematiche del territorio. L'ho vista quindi da sempre nel Genio Civile e dall'anno scorso nell'antincendio, quindi molto sono esperienze lavorative gratificanti queste, ecco, molto. Questa che stai per iniziare, che ha iniziato da poco insomma in Regione Campania, immagino sia comunque uno stimolo e uno sprone, perché lì la realtà è completamente diversa rispetto alla nostra Irpinia. Che differenza c'è anche soltanto a livello di gestione, di movimenti, di pratiche, di burocrazia rispetto a quello che facevi qui ad Avellino? L'incarico a Napoli è proprio di dirigente della protezione civile regionale, la parte emergenza, quindi gestisco la sala operativa regionale, insomma il cuore del sistema nel caso delle emergenze, c'è tutta la fase di allertamento ai comuni nel caso di criticità meteo, idrogeologiche, eccetera. Ed è un'attività molto complessa, di grande responsabilità, ha a che fare con tutti i comuni della Campania, ha a che fare con tutto il territorio regionale, è proprio un'attività di una complessità enorme. Io non posso più spegnere, già prima non ce l'avevo sempre acceso il cellulare, ma non posso più spegnere il cellulare, la notte mi chiamano di notte quando succede qualcosa, monitoriamo Vesuvio ma soprattutto i campi flegrei, per cui anche insomma degli episodi sismici di una certa rilevanza, anche se non vengono avvertiti dalla popolazione, noi li registriamo strumentalmente tramite l'osservatorio, per cui c'è comunque una catena di comando che si mette in moto ogni volta che c'è un episodio sismico significativo, e quindi da Roma siamo in contatto con Roma, spesso purtroppo queste cose capitano soprattutto di notte, per cui di notte si mette in moto tutta la macchina regionale, la sala operativa funziona 24 ore su 24 con dei turni, per cui i tecnici che stanno in sala operativa di notte, quando ci sono questi episodi, si sentono con Roma, mi chiamano al telefono. Peggio di un dottore praticamente. Sì, peggio di un dottore, per cui no, devi tenere il telefono sempre acceso e devi rispondere al telefono, devi capire, perché in teoria quando deve succedere qualcosa invece più significativo devi vestirti e andartene anche di notte, prendere la macchina e andartene a Napoli per... Abbiamo capito che il tuo lavoro non finisce chiudendo la porta, no, che noi abbiamo alle spalle, non riesci per a staccare, niente. Quando si dice per riesci niente. A staccare poi a casa, ovviamente praticamente difficile, è difficile, difficile. Però c'è anche la Claudia mamma, e ovviamente tu hai due figli, sì. La Claudia che coltiva tanti interessi, allora iniziamo un po' a capire quali sono questi interessi e poi magari parliamo dei tuoi figli, qual è la tua passione, sì, in assoluto? Beh, diciamo che mi continua a accompagnare la passione per i libri, per la lettura. Io quando posso leggo, diciamo, quando ho un po' di tempo libero, un po' poco ultimamente, però ecco, la mia passione rimane quella dei libri, insomma, c'è poco da fare, insomma, mi rilasso. Per cui devo dire, vedo ad esempio la televisione molto poco, per cui ecco un po' il telegiornale, qualche trasmissione di approfondimento, però fondamentalmente non la vedo pochissimo. Per una questione sia di tempo sia proprio di attenzione, insomma, non mi piace particolarmente.
E quindi rimane la mia passione per i libri, per cui insomma, ce l'ho sempre a casa mia mamma, sono rimasti tutti i miei libri da ragazza, insomma a casa mia qua, insomma, ce l'ho dappertutto. È una passione che cerco di trasmettere ai miei figli, un po' difficili in epoche in cui, come dire, penso che i figli tutti stanno con i cellulari in mano, esatto, per cui diventa faticoso, ma nonostante questo io cerco insomma di trasmettere, almeno gli compro i libri che gli piacciono. Mio figlio grande è ciclista e allora gli compro i libri di ciclismo, ma l'importante è che legga. Il piccolino insomma si pure si avvicina, la scuola in questo aiuta molto, per cui, di accompagnarli nella loro passione, cerco di accompagnarli, almeno mi faccio vedere con un libro, se mi vedono che leggo, può darsi che per emulazione gli trasmetto questa cosa. Questa è l'attività che mi rilassa. Poi mi rilassa, vabbè, mi dedico un po' al giardino, insomma questa cosa mi rilassa un po' così, bello. La cosa che mi incuriosito è il decoupage. Faccio il decoupage un poco, non sono bravissima, ma è un'altra cosa che mi rilassa molto, nel senso che la sera a casa mi metto a fare qualunque cosa, le candele, i piattini, i mobili, nel senso che ho recuperato, diciamo, ognuno di noi penso che avesse vecchi insomma, mobili. Passare dal piattino ai mobili. La classica cassapanca, come dire, la classica cassapanca della nonna. Una manualità. Non è complicatissimo, perché poi il decoupage si tratta, come dire, io lo faccio di solito con o la carta di riso, con i tovagliolini, insomma, delle tecniche classiche, quindi alla fine insomma non è complicatissimo, però sì, mi piace molto farlo, mi rilassa molto e quindi ho recuperato dei vecchi pezzi, delle cose. Poi io ho la passione per l'antiquariato un po', e quindi per le cose di famiglia antiche, infatti a casa mia io ho insomma delle vecchie tovaglie, le usate come tende, insomma voglio dire le cose della famiglia, mi piace molto avere le cose che appartengono alla famiglia e quindi tenerle insomma viverle, e quindi i vecchi servizi di piatti di mia nonna, le vecchie tovaglie, una volta si faceva il corredo, io penso che tutto insomma da ragazza, proprio nella nostra generazione c'era questa cosa che le mamme compravano il corredo, noi avevamo il corredo, insomma oggi forse è passata di moda questa cosa, e quindi c'era questo corredo eccetera, e io più che il mio corredo ho cercato di farmi invece conservare le cose che erano di mia nonna e di mia mamma, quelle invece un po' più antiche. E quindi mi piace tenerle in casa, mi piace vivere, avere le cose, il vecchio lampadario di mia nonna, insomma, delle cose. Sentire insomma, un po' il calore familiare. Esatto, questa cosa mi piace molto. Il decoupage, anche questo, mi ha consentito di prendere un po' questi pezzi di mobili, insomma, che alla fine uno avrebbe un po' gettato via, perché poi sono insomma non più di moda. E invece li ho recuperati, li ho sistemati, li ho ridipinti e poi li ho fatti al decoupage, in modo tale che insomma mantengo la tradizione della cosa appartenuta alla famiglia, però l'ho resa più moderna, più legata, come dire, allo stile insomma di casa, sì, che piace a me. E poi un po' il golf, che è l'unico sport un po' che un'altra faccio. Una cosa simpatica che mi è, dopo il decoupage, insomma, no, mi è spiccata all'occhio. Io non sono una sportiva, non lo sono mai stata, eccetera. Il golf, come dire, coniuga il fatto che non c'è bisogno di questo grande atletismo come ti sei per farlo. Al golf? Perché, sai, il golf non è la prima cosa che uno pensa, dice, faccio il golf. E no, mio marito mi ha avvicinato a questa quella passione. Cosa. Sì, mio marito, perché mio marito li ha fatti tutti gli sport, qualunque sport l'ha fatto lui. A un certo punto, quando si cominciò a avvicinare, mi trascinò in questa cosa, che in effetti è molto rilassante. Poi è bello perché sono i contesti in cui si gioca golf che sono belli, perché insomma ci sono dei campi da golf molto belli, insomma quello di Castelvolturno per esempio è bellissimo, è sul mare, insomma ci sono alcuni bellissimi, ma all'estero ce ne sono dei campi meravigliosi, ma in tutta Italia, insomma. E quindi un po' quello rimane una cosa che faccio volentieri. E che ti rilassa comunque. Molto, perché ci vuole tempo, il problema è che passi una giornata intera, perché ci vogliono molte ore per farlo. Quindi hai bisogno di un po' di tempo a disposizione. Però quando lo fai, perché sei all'aria aperta, perché insomma è bello farlo, insomma, è un bel gioco ed è bello anche il contesto in cui si fa, perché sei all'aria aperta, insomma molto... molto carino, insomma, divertente. Senti, con la cucina che rapporto? Ah, è la mia passione. Allora, il discorso è questo: a casa mia c'è sempre qualcosa da mangiare. Io sono la classica donna meridionale che, come dire, mi piace coccolare la famiglia e gli amici. Io lo dico ai miei figli, a chiunque viene a casa mia, mi piace molto ospitare, io più che andare al ristorante, no, io dico sempre, vabbè, venite a casa mia, mi piace il caminetto acceso, arrostiamo qualcosa, facciamo qualcosa alla brace, oppure insomma c'è sempre qualcosa in frigorifero, anche se viene, mi piace molto chi viene senza avvertire, per esempio, perché ti trovi così, andiamo da là, esatto. Io anche se devo fare uno spaghetto agli olio, ti faccio uno spaghetto agli olio, cioè ci sta sempre qualcosa da mangiare. Come dicono i miei figli, dico sempre, no, ma non c'ho niente stasera,
vengono degli amici, oh, non c'ho niente, poi dico, no, ma non c'avevi niente, alla fine non so quanta roba hai cacciato. Sono proprio la classica, mi piace molto l'accoglienza meridionale, ecco. La caratteristica mia proprio di essere una donna tradizionale, fondamentale, mi piace avere persone a casa, mi piace avere gli amici a casa, la famiglia a casa, i pranzi di Natale, di Pasqua si fanno qui a casa mia, tutta la mia famiglia viene qua, si collabora naturalmente un po', ma mi piace avere la casa piena di persone, ecco, quello che mi piace è avere le persone a casa, anche se ecco non ho preparato, non posso non aver preparato se per esempio è una cosa che capita all'improvviso, ma io non mi rimbocco le maniche, grembiulino cose e vi cucino qualunque cosa, non mi preoccupate, da me si mangia sempre qualcosa. Io e Gianluca possiamo confermare, sì. Gianluca è l'operatore che mi sta accompagnando in questa intervista, perché ci ha fatto trovare oltre al caffè molto gentilmente una deliziosa cheesecake che noi ancora dobbiamo provare, insomma l'intervista tra un po' finirà e quindi noi... Sì, l'ho fatta stamattina presto, perché insomma ho detto vabbè che gli faccio trovare, quindi approfitteremo dell'accoglienza. Senti, prima parlavi di campi da golf e ce ne stavi elencando qualcuno, ci hai detto che l'Italia è piena di campi da golf, bellissimo. Da qua mi porti a chiederti il rapporto invece con i viaggi, avevo visto delle calamite, dopo le faremo sì, riprendere un po' a Gianluca, vicino al il classico frigorifero, sì, quindi sì, hai due pieni di calamite, quindi immagino che insomma sì. È un adori classico, viaggiare, penso, è una delle tue passioni. Sì, è un classico, penso, la calamita sul frigorifero, ce l'abbiamo tutti. Io ho questi frigoriferi dove insomma sono tutti pieni delle mie calamite che io scelgo appositamente in ogni posto dove andiamo, anzi ci metto anche tempo perché mi giro tutti i negozietti di calamite, non mi fermo mica al primo perché io vado a cerco le calamite di terracotta, insomma quelle un po' di ceramica, quelle un po' più così fatte a mano, ecco quelle mi piacciono, o di legno, insomma quelle comunque dove c'è come un'artigianalità. E quindi me le vado a cercare in ogni posto dove vado, mi piace sia per ricordo e mi piace quindi portarmi questi ricordi, quindi più che quelle che mi regalano sono proprio quelle che compro io perché sono andata, mi ricordo il posto dove sono andata. Sì, mi piace viaggiare, mi piace girare molto, insomma il tempo libero che abbiamo, sì, con la famiglia, mi piace andare in giro. Nel cuore. Posto, anche non soltanto a me piace, attuale, anche della tua infanzia, un viaggio. È stato bello ad esempio il viaggio in Marocco che abbiamo fatto, bello, mi è piaciuto molto il Marocco, c'erano dei campi da golf meravigliosi, il Marocco, molto bello, Parigi anche bella, mi è piaciuta molto andare, ma mi piace l'Italia poi in generale, l'estero sì l'ho fatto, mi è piaciuto insomma, i viaggi che abbiamo fatto, però mi piace molto girare l'Italia. Mi piace girare l'Italia perché forse la conosciamo poco, probabilmente noi italiani andiamo più all'estero che in Italia. Mi piace molto girare l'Italia, mi piace molto quando ad esempio in inverno andiamo sulle Alpi, mi piacciono i paesaggi trentini, queste cose mi piacciono molto, i paesaggi montani mi piacciono molto, questo anche se per me l'inverno è la montagna, ma d'estate è il mare sempre, per cui io adoro la Puglia è la mia seconda regione, io ho lavorato. Tu sei stata a Bari? Sì, ho vissuto a Bari, ho lavorato al comune di Bari ed sono stati degli anni bellissimi, ho un ricordo proprio molto bello, devo dire la verità, mi è dispiaciuto molto andarmene, perché Bari è una città proprio bella, la giusta dimensione, una città che offre tanto, Bari Vecchia è un gioiellino, Bari Vecchia è un gioiellino, c'erano queste signore che fanno le orecchiette la mattina, le orecchiette meravigliose, piccolissime, buonissime, e c'è questa tradizione, no, di queste signore che si mettono fuori le loro case e tu vai lì e ti compri le orecchiette, insomma è una bellissima esperienza, una bellissima città, sia lavorativamente, perché al comune di Bari ho lavorato molto bene, e ho fatto grandi amicizie, insomma bello, sono stati degli anni molto belli. E proprio mi piace proprio vivere lì, perché poi io vivevo in una frazione di Bari sul mare e quindi tornando a casa il pomeriggio dall'ufficio io prendevo mio figlio e andavo in spiaggia anche a settembre, ottobre, novembre. Bari poi clima ottimale. Sì, un clima ottimale, per cui si andava in spiaggia perché io scendevo a piedi o con la bicicletta e quindi andavamo il pomeriggio in spiaggia, insomma. Sì, è vero che è molto difficile l'urbanistica di Bari. Ma adesso hai. Beh, Bari è una scacchiera della zona murattiana centrale, sì. Nel senso che è fatta tutta a strade parallele e perpendicolari, per cui è una scacchiera, quindi la zona murattiana
che è la zona, diciamo, più bella di Bari, insomma, c'è via Sparano, insomma, così. Però effettivamente è complessa perché sono tutte uguali quelle strade. Quindi io, parlando con, insomma, con i baresi, eccetera, che loro dicevano sì, il prossimo isolato, l'altra via, l'altra strada. Io devo dire la verità, nella zona murattiana mi perdevo sempre perché per me erano tutte uguali quelle strade, sembravano tutte identiche, però poi dopo ti abitui, insomma, ti riesci a... Proprio perché molte persone che sono state a Bari mi hanno sottolineato, visto io a Bari non ci sono mai stata, zona murattiana è un po' particolare perché, ripeto, c'ha questa scacchiera, questa forma scacchiera con tutte queste strade belle, perché poi sono le strade del passeggio, dei negozi, così. E sono belle, però effettivamente tutte molto simili, per cui ci vogliono anni per abituarti, o ci sei nato, oppure quando, insomma, non sei di lì, un po' di tempo ci vuole per cominciare a orientarti, però poi negli anni, insomma, poi il comune di Bari sta proprio al centro, quindi io frequentavo il centro, era là, quindi è abbastanza semplice, insomma, poi ti abitui. Era facilitata. Era facilitata, sì. Quindi là è stato bello. Mi dicevi che eri avevi il primo e il secondo figlio quando eri a Bari. Il primo, il grande, il ciclista, insomma, E come lui ha vissuto questi cambiamenti poi da Bari? Perché comunque lui rimane barese nel sangue, rimane barese nel sangue, infatti la continua a frequentare sempre Bari, eccetera. Io quando posso andiamo. Mi fa piacere, spero che l'università la faccia a Bari, ma lui frequenta il quarto liceo, per cui a breve dovremmo scegliere, insomma, l'università, e quindi spero che la faccia lì, perché lui ha proprio questo legame viscerale, lui è proprio barese, lui d'estate sbatte i polsi, a Bari c'è questa, a Bari c'è questa tradizione che si sbattono i polipi sulle rocce, insomma, sugli scogli, perché questa cosa rende il polipo, insomma, così più morbido, tutta questa cosa che i baresi fanno ancora. E mio figlio ha imparato a fare questa cosa con dei polpi che fa questa cosa sbattuti. Lui mangia rigorosamente il pesce crudo. Io ricordo che tra le prime volte che andai a Bari c'è questa tradizione di mangiare il pesce crudo. A Bari non sei barese se non ti portano a mangiare il pesce crudo. E c'è questa tradizione bellissima di questo pesce freschissimo, tutto il crudo di Bari. Io ricordo, mangiai questo crudo la prima volta che andai, mi venne la febbre a 40 la sera. Io stetti malissimo perché non ero abituata a fare questa cosa. Per cui mi venne la febbre a 40 e infatti io non ho più mangiato crudo da allora, non fa per me. Per me il pesce lo adoro, ma sempre cotto. Mio figlio piccolo si mangiò, vi ricordo che stava sul sediolino, sul tavolo con la nonna, eccetera. Mia suocera stava pulendo questo pesce, loro li chiamano gli allievi, insomma, sono delle seppioline. Mio figlio piccolo, cioè aveva forse un anno e mezzo, un altro non mangiava manco la pasta ancora, prese questa seppiolina, se la mise in bocca, io cercai di fermarlo, mia suocera tranquilla, non ti preoccupare, fai gli anticorpi. Questa era proprio la filosofia barese, no? Non ti preoccupare, tanto deve crescere. Infatti mio figlio grande si mangia il crudo, una meraviglia, senza problemi, non gli è mai venuto niente, anzi, insomma, gli piace proprio, insomma, si vede che lui c'ha questa cosa barese nelle vene, e quindi rimane con un rapporto molto molto viscerale con Bari. Ma devo dire la verità, io ci torno veramente volentieri ogni volta che posso, mi piace molto. Ma ripeto, la Puglia mi piace proprio, il mare, il Salento, gli ulivi, insomma, è una terra meravigliosa. La Puglia è una terra meravigliosa, anche se io rimango campana, non c'è niente da fare, napoletana, campana, irpina d'adozione naturalmente. Io mi piace molto l'Irpinia, per esempio, l'Altirpinia, insomma, i nostri paesaggi sono bellissimi, ma anche la zona dell'Arianese, insomma, l'Irpinia ha delle grandi risorse, insomma, ambientali, territoriali. Mi piace molto le primavere, ecco, andare comunque in Altirpinia a scoprire i posti, vivere mi le piace stagioni molto, anche mi nei piace nostri molto, paesini. Sì, mi piace. Senti, molto. A proposito di tuo figlio, dei tuoi figli, che mamma sei? E che mamma sei stata? Se ci sono state delle evoluzioni, ovviamente poi seguendo quelle dei tuoi figli a livello di età, di crescita. Io non sono una mamma molto tradizionale, nel senso che io ho sempre pensato che i figli si debbano guardare da lontano, nel senso che devi dare un esempio ai tuoi figli, cioè, come dire, i figli seguono i nostri passi, però devono vivere la loro vita. Ho sempre cercato di renderli, ecco, indipendenti da subito. Loro, insomma, sono abbastanza, non sono una mamma onnipresente, sia perché non c'ho proprio il tempo, ma soprattutto ultimamente, insomma, esco la mattina, torno la sera. Però ho un rapporto viscerale con loro, nel senso che noi, il mio figlio piccolo, cioè 11 anni,
ancora la sera vado nel letto con lui e insomma lo faccio addormentare, forse sicuramente sbaglio su questa cosa, però ecco ci baciamo, insomma c'è un rapporto proprio carnale, ecco, con i miei figli, mi piace proprio, due maschi. Io direi, quindi, insomma, bellissimi maschi, nel senso che non sono riuscita ad avere una femmina, però loro sono molto per la mamma, per cui ancora insomma molto proprio di tatto, c'è un rapporto in cui ci dobbiamo toccare, mio figlio piccolo, mamma ci cuccioliamo e quindi ci andiamo a letto, ci stringiamo così, insomma c'è un rapporto molto simbiotico, sì molto. Certo, poi crescono, è ovvio, quindi nel tempo insomma diventano più indipendenti, però rimane questo rapporto molto forte con i miei figli, anche se ripeto, mi piace, mio figlio grande sa cucinare per esempio. D'estate, quando per esempio la scuola è finita, io insomma torno tardi dall'ufficio a ora di pranzo, quando riuscivo a tornare, chiedevo a lui, Paolo cucina tu, perché io non c'ho il tempo, e mio figlio mi faceva trovare da mangiare, per esempio. Quindi il grande sempre gli piace la cucina come me, è appassionato, anche piccolino ogni tanto pasticcia insieme a noi, perché per esempio mi piace molto stare in cucina con loro, cucinare insieme a loro, cioè condividere i momenti anche con i miei figli, proprio perché spero, ecco, che un domani quando vivranno da soli, anche all'università, o un domani quando saranno indipendenti, mi piace sapere che ho cresciuto dei ragazzi che comunque un minimo sapranno mettere ordine in casa, si sapranno rifare un letto, sapranno cucinare un minimo di autonomia, sì, questo sì. Senti Claudia, chiudiamo questa intervista con il futuro, non ti dico ovviamente di prevedere il futuro perché sarebbe una domanda stupida da parte mia, però che cosa ti auguri nel futuro per te, adesso lavorativamente parlando c'è la regione Campania, e per i tuoi figli, per la tua famiglia? Beh, prima viene certamente la mia famiglia, naturalmente, e quindi per loro mi auguro insomma che i miei figli possano vivere felici, nel senso che io ho sempre detto loro, seguite le vostre passioni. Ecco, seguite le vostre passioni, io ho le scritte che mi rappresentano a casa mia, cioè loro devono fare, qualunque scelta faranno, mi troveranno sempre che li appoggerò, sempre. Come dire, qualunque siano le passioni che hanno, devono seguire quelle, nello studio, nel lavoro, la cosa principale è riuscire a realizzarsi nella vita, per cui spero, ecco, che loro riusciranno a capire per tempo, naturalmente, soprattutto finalizzato allo studio, quali sono le cose che li appassionano e che cosa vogliono diventare nella vita, e in quel caso, ecco, qualunque scelta dovessero fare, io le appoggerò sempre, anche se potrei non condividere, o comunque potrebbero non essere le mie aspirazioni, ma le mie aspirazioni di genitore, ecco, devo limitarle, nel senso che i figli devono seguire la loro strada. Quindi questo spero, ecco, che i miei figli riusciranno a realizzarsi, a fare quello che li appassiona, quello che amano, ecco, questo mi auguro per loro. Perché ecco, mi dà tristezza pensare a una persona che fa un lavoro che non gli piace, ad esempio. Quindi spero che loro riusciranno a fare quello che gli piace, un po' come sono riuscita a fare io. Ecco, io mi realizzo nel mio lavoro perché sono riuscita a fare un lavoro che amo, faccio un lavoro che mi piace, che mi dà soddisfazione, e quindi questo mi rende contenta, ecco, questo sì. Quindi per la mia famiglia mi auguro questo, oltre ovviamente alla salute e all'ezzo. Di base, questo, ovvio, se lo auguro. Questo sì. Nel mio lavoro, il mio futuro, spero di continuare a fare il lavoro che mi piace, che mi appassiona, spero di continuare a farlo bene, spero di continuare a metterci la passione che ci ho sempre messo. Ecco, io quello che mi piace è sapere, come dire, di fare un lavoro, benché sia un dipendente pubblico, insomma. Ma non ho mai pensato al mio lavoro come quello di entrare, beggiare un cartellino e poi aspettare l'ora di uscire. No, io ho sempre cercato di realizzarmi nel lavoro, anche dove non c'era poco da fare, me lo sono sempre inventato il lavoro, perché mi piace proprio, sono un'appassionata, e quindi mi piace inventare cose, mi piace creare cose nuove, anche in un lavoro che può sembrare rutinario, quando ho fatto cose diverse da queste della protezione civile. Anche i lavori che possono sembrare rutinari, ho sempre cercato invece di dargli un po' di creatività, insomma, di renderli più interessanti. Quindi spero di continuare a lavorare con la stessa passione con cui ho lavorato finora. Ecco, questo spero di continuare così. Claudia, allora io ti ringrazio ovviamente per aver aperto le porte della tua casa, per aver aperto le porte del tuo cuore, sia a me che ai nostri telespettatori, a cui do ovviamente appuntamento alla prossima puntata di Che Donna.
Arrivederci. Questo programma è stato offerto da Soft Technology, Dagauto Mercedes-Benz.